A Musica è lo spazio condotto da Rossella Diaco, oggi una giovane cantante e compositrice, Sabrina Zunnui. Eccomi distratto, giuro non volevo, dubbio che probabilmente cielo. Eccomi distratto, ancora non è poco, l'errore apparentemente bella. Svolta di un momento, l'aria sei preziosa, quando è poca non aiuta mai. Riscatto spazio, mietendo sorrisi, splendido regalo di chi ti lascia lì. Si posa come seta, chiedimi se riesco a leggere tra le righe, ma non vedo la carezza della sera, dispensando a stento tui voci pelati, splendido regalo. E benvenuta, benvenuta Sabrina. Grazie. Zunnui, ciao, ciao, ciao Sabrina, accomodati, prego. Allora, il brano che abbiamo ascoltato, Lascia lì, è il frutto del tuo ultimo lavoro autoprodotto e soprattutto interamente scritto da te. Sì, sia i testi che la musica, è stato appunto, questo è il mio primo lavoro completo, quindi diciamo un po' un figlio. Un figlio al quale ovviamente tieni tantissimo. Tengo particolarmente, insomma, è stato diciamo un punto di arrivo per certi versi, ma anche, spero, un punto di partenza. In tutti i casi, comunque, in tutti i progetti, secondo me, c'è sempre un punto di partenza, Sabrina. Anche se sei al decimo lavoro, anche certo, il decimo lavoro sempre... è sempre un punto di partenza. E comunque, complimenti, perché il brano è veramente molto bello. Ha Grazie. Delle sonorità molto particolari. Sì. In realtà, tu vieni anche dal bel canto. Ecco, sì. La... Ma diciamo che l'avvicinarmi alla musica per me è stato proprio attraverso la musica classica e l'opera che ascoltavo, addirittura da piccola i miei comunque mi facevano sentire la Madama Butterfly, Tosca, insomma tutte le grandi opere. Quindi la passione per il canto, il fatto di poter esprimere, diciamo, di esprimere con la voce è iniziato lì. Poi chiaramente crescendo, insomma, mi sono avvicinata a tutti gli altri generi, diciamo musica moderna, quindi dal rock, passando per i grandi cantautori italiani fino al tutto ciò che è di matrice afroamericana, per cui soul, blues, jazz, insomma sono trasversale. Senti Sabrina, il tuo cognome ci riporta in Sardegna e in Abruzzo. Sì. Quanto hanno, diciamo, investito sul tuo carattere? Quanto hanno inciso sul tuo carattere? Direi parecchio, la parte sarda sicuramente è molto... Per la determinazione. Sì, diciamo questo essere un po' sempre molto determinata, un po' dura, a volte anche un po' troppo. Infatti devo dire che la parte abruzzese, che comunque anche loro sono testoni... Sì. Però sono un po' più morbidoni, quindi in qualche modo, diciamo, stempera la durezza della sardità. Senti, progetti per il futuro, abbiamo pochissimi secondi ancora. Sì. per ascoltare ovviamente un tuo brano, per progetti... legati ovviamente a questo nuovo lavoro. Ma diciamo ci sono, come si dice sempre, un paio di cose in ballo, ma siccome non sono sicure ancora non ne parlo.
comunque spero cantare tanti concerti, tra l'altro il disco è in vendita sui maggiori portali digitali, per cui insomma speriamo abbia una buona diffusione. Bene, quindi non mi rimane altro che dire per voi Sabrina Zannui con Il Giardino. Grazie. Regalo spazio aria, regalo il mio tempo perché nel mio giardino non piove mai più di quel che serve a far fiorire ricche idee. Questo è esattamente ciò che vedrai. Ma poi il rischio fatale è spesso inadeguato perché chi entra a volte non è educato e sedendosi sui fiori mangia i frutti migliori senza riguardo per l'amore che ci vuole. Sotto mano perché il giardino è curato a posto ed ogni cosa si compensa senza grandi turbamenti. Entra qualcuno e senza complimenti porta via il mio libro più caro, 100 nastri, il mio diario, porta gioie con tutte quelle gioie. Bene, Sabrina, grazie per essere grazie stata qui con noi, saluto in bocca al lupo e ricordiamo che la tua musica si può ascoltare e si può scaricare con sì, iTunes. Vogliamo esatto. dare un indirizzo? Allora, www.sabrinazunui.it è il mio sito dove potete acquistare online il CD. Bene, allora Sabrina, ricordiamo come ci piace sempre chiudere il nostro spazio musicale, certo. che Italia è... Musica!